dato è che nessuna provincia ha la misura del 2,50 in generale. All'interno delle province abbiamo individuato quei comuni che hanno particolari necessità di restrizioni e l'area metropolitana di Chieti Pescara, finalmente, dopo un mese di sofferenza, questo indice è sceso e quindi da lunedì potranno, diciamo, tornare in una disciplina della zona arancione, possono riaprire i negozi. Questo vale per tutta l'area metropolitana, ad esclusione di Città Sant'Angelo e Montesilvano, cioè la zona nord purtroppo ancora ha questa incidenza. E questo poi, al di là del dettaglio dei singoli comuni, ci sono una serie di comuni, per alcuni si mantengono le misure già in vigore, altri entrano, faccio il caso per le realtà più note di Celano, Castel di Sangro, Tagliacozzo, che hanno necessità. Le misure adottate hanno dato il risultato sperato e quindi oggi sono rientrati in una soglia, diciamo, al di sotto della soglia di allarme. L'unico vero però problema, tema, allarme che continuiamo a sollevare è che questa diminuzione complessiva del numero dei positivi, del numero di contagi, questa settimana abbiamo avuto 600 contagi in meno rispetto alla settimana precedente, abbiamo 2000 attualmente positivi in meno rispetto alla settimana precedente, quindi ci sono dei numeri complessivi che scendono. L'unico numero che continua a non scendere è quello degli ospedalizzati, dell'occupazione dei posti letto e delle terapie intensive, che sono scese di pochissimo in questa settimana,